resistente lungo la carovana. E se qualcuno è pronto a giurare sulla vittoria del Falco Biondo, c'è ancora chi crede fermamente in Coppi. Ad ogni modo, il presidente dell'UBI, Adriano Rodoni, e il commissario tecnico Alfredo Pinda stanno con gli occhi bene aperti. Anche se non se ne parla, il tour è un argomento che sta a cuore a molti. Oggi si dovrà vedere cosa veramente vale Coppi e quali sono gli uomini che potranno accompagnarlo nella affascinante avventura francese. Il gruppo si muove compatto, un'andatura abbastanza sostenuta. Sono ancora in corsa 86 corridori perché la giuria ha riammesso i 10 arrivati ieri fuori tempo massimo. I biancoceletti e la maglia rosa sono sempre nelle prime posizioni e pongono la corsa a un ritmo sostenuto. Ambrosini, da vecchio lupo del giro, sente odore di lotta e dall'alto della sua miraglia sorveglia il protone che sulle prime rampe dello stelvio va man mano assottigliandosi. Molti corridori sono ancora provati dallo sforzo della tappa dolomitica e sotto l'energica azione di Coppi avvengono i primi crolli. La maglia rosa tiene duro incollata alla ruota di Fausto, ma anche la sua ora sta per suonare. Dopo le prime ripide impennate, Ugo Coble, vinto dalla fatica, accenna a cedere e Ambrosini è il più autorevole testimone del crollo di un sogno. Ma all'indomani, come ha visto brillare il ghiacciaio dello stelvio, il re della montagna ha dimenticato quelli che potevano sembrare propositi di abdicazione. Ad uno si è scrollati di dosso gli avversari. Ultimo a resistergli Fornara. Se Fausto è il re, Pasqualino ha diritto a essere considerato il viceré della montagna. A 10 km dalla meta Coppi è tornato ad essere il solitario dell'oltre 2000. Qui siamo addirittura oltre 2750 metri. La neve si misura non più a centimetri, ma a metri. E lui, Fausto, è l'esile gigante che taglia l'aria col suo profilo aguzzo. Primissimo a Bormio, fra ammiratori impazziti, Coppi congiungerà prima di 3 minuti e mezzo. Addio, maglia rosa. Adesso la maglia rosa è lui. Commosso parla a milioni di radioascoltatori non meno commossi. Nella tappa dell'apoteosi le strade sono tutte un inno. Bianco Celeste, solitario re della montagna, scrive oggi la più bella pagina della sua carriera. Come si superano i 2500 metri, due lastroni di ghiaccio fanno ala. In questo scenario indescrivibile, pur meraviglioso, Coppi ha vinto. Un motociclista reca il grande annuncio a Bormio e Ferretti lo rilancia col suo microfono a milioni di ascoltatori. Ecco Fausto laggiù in fondo al rettilineo. L'impresa che ancora ieri sera sembrava incredibile sta per concludersi. Fausto Coppi ha trionfato. I partiti copre congiungerà prima di 3 minuti e mezzo. Addio maglia rosa. La folla rompe tutti i cordoni e si stringe attorno a lui in un affettuoso delirante applauso. I minuti intanto scorrono lentamente. Sono passati un primo e 59 secondi e nessuno ancora si vede. La maglia rosa è di Fausto. Ma ecco il meraviglioso Fornara che arriva a 2 primi e 18 secondi da Coppi, confermando le sue eccezionali doti di corridore completo. Ed ecco il grande Gino, l'indomabile Bartali che a 39 anni meraviglia ancora il mondo sportivo. Applausi anche a loro perché li meritano, grande essendo stata la loro corsa. E applausi anche per Ugo Coble, l'atleta che ha ceduto all'ultimo e solo dopo aver usato l'inosabile per difendere.